Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole. Io sono Biazaku. Io sono Tatsuno. Oh, amico mio, in questo video facciamo prima il post partita di Milan-Lazio e poi quello di Salernitana-Inter. Va bene? Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Se volete, seguiteci su Instagram, che è importante per noi crescere anche su quel social. Dopodiché, se vi piace il video, lasciate un like e un commento per farci sapere cosa ne pensate voi del momento del Milan, della Lazio, dell'Inter, della Salernitana e soprattutto di queste due partite di cui parleremo. Io partirei da Milan-Lazio, una partita che ha detto che il Milan è superiore, almeno dal mio punto di vista. La Lazio continua ad avere questi problemi, a far fatica, a non dare continuità e un significato valido alle prestazioni che sta facendo. Perché, cioè, la Lazio, se la vai a vedere, è una squadra che sta facendo cose più o meno le stesse cose che faceva la scorsa stagione. Il problema è che lo fa con meno incisività, con meno convinzione e soprattutto c'ha dei blackout inspiegabili durante la gara, tipo quello che ha avuto in questa partita qui, che ha permesso al Milan di portarsela a casa. Io sono soddisfatto per il Milan perché come pensavo non credo che si sarebbero fatti abbattere eccessivamente da quella sconfitta nel derby, anche se diciamo che si poteva evitare la dichiarazione di Pioli post partita. Io l'Inter non la guardo fino al prossimo derby, mi sembra esagerato sinceramente. La sconfitta, basta, vai avanti, continua a seguire il campionato. Però detto questo, a me ha fatto piacere vedere che comunque il Milan si è mantenuto bene, anche perché il Milan deve fare una Champions che è complicatissima. La prossima c'è il Borussia. Tatticamente, se la voglio, perché io devo fare un discorso mo su Sarri, perché permettetemi, concedetemi la licenza. Però tatticamente è la solita cosa, no? Cioè, Sarri inizia bene la partita perché si prepara soprattutto una gabbia attorno al giocatore fondamentale avversario, che in questo caso era Adli. Questa gabbia funziona pure perché effettivamente all'inizio il Milan ha difficoltà a uscire dal basso, quindi poi devi andare con i lanci lunghi, soprattutto scavalcando nella parte destra del campo. E poi ovviamente quando c'è l'allenatore che risponde con una contromisura, Sarri si ritrova scioccato davanti alla possibilità che l'avversario contromisuri le sue contromisure. E quindi quando Reinders ha cominciato a giocare non come trequartista ma come mezzala, proprio quasi attaccato ad Adli, e quindi Adli ha avuto lo scarico semplice. Arrivederci alla tattica di mettere la gabbia attorno ad Adli. Ora il problema non è questo, cioè questo non è il problema fondamentale di Sarri, perché che tu ci puoi perderla pure la partita con il Milan a San Siro, la puoi perdere pure in mille modi diversi, certamente non è una vergogna. Poi in questo periodo dove la Lazio le perde tutte, figuriamoci, la vittoria del Milan è meritatissima, perché per l'appunto regge botta nel momento migliore dell'avversario e poi approfitta delle debolezze di questo avversario. Però ragazzi, io da che seguo calcio da quanti anni, non lo so, forse ho più anni a guardacalcio che anni di vita, io non ce la faccio più a vedere squadre di Sarri. Voi mi direte che sono belle, ma io non ce la faccio più a vedere sempre le stesse partite. Perché se la Lazio vince, o meglio, se Sarri vince, vince sempre alla stessa maniera. Se Sarri perde, perde sempre alla stessa maniera. È stato così al Napoli, è stato così al Chelsea, è stato così alla Juve ed è così alla Lazio. Cioè, tu ditemi voi, anzi, dimmi pure tu, Biazago, com'è possibile perdere sempre la partita? Perché i giocatori avversari cominciano a giocare nei duelli uno contro uno e la squadra non sa muoversi in uno contro uno, ma si sa muovere solo in fase posizionale. Cioè, roba che questo fa il paro, giusto per mettere le cose in chiaro e concludere in bellezza il discorso, fa il paro con Borghi, Stefano Borghi, che a Dazon gli va a chiedere: ma scusi, ma Castellanos, ma potrebbe giocare qualche volta con Immobile, considerando anche il momento di Ciro, per non doverlo mettere in panchina? E lui gli risponde, non dandogli una motivazione tattica, dandogli: io la doppia punta non l'ho mai fatta.
Questo è Sarri, cioè Sarri da 25 anni allena in un modo e allena sempre lo stesso, ma ribadisco, non toglie niente al Milan. Io ci tengo a dire che tatticamente l'ha vinta il Milan stasera perché dopo un primo tempo in cui sono andati più in difficoltà non hanno rischiato praticamente niente e poi sono riusciti a sfruttare le debolezze degli avversari. Però ripeto, è straziante vedere Sarri Vabbè, allenare perché sempre le stesse pensate. diciamo che Sarri ha il suo stile e lo porterà fino alla morte avanti perché è quello che l'ha fatta arrivare in Serie A. Quindi diciamo che ci tiene a mantenere questo livello, non ha intenzione di evolversi e non credo proprio che lo farà fino a che non si ritirerà. E diciamo che le squadre di Sarri, per il modo di giocare che c'ha lui, hanno sempre fatto bella figura e che sono difficili da affrontare, quindi per quanto mi riguarda il merito del Milan è proprio questo, che comunque hanno affrontato una Lazio difficile perché la partita è rimasta equilibrata fino al secondo tempo e solo quando finalmente hanno trovato lo spunto importante se la sono portati a casa. Fino a quel momento avevamo visto due squadre messe bene in campo, due squadre che avevano comunque creato, perché secondo me i più grandi protagonisti di questa partita sono stati Maignan da un lato e Provedel dall'altro. Ed è stato bravo il Milan, perché comunque c'è un Rafael Leao che te la decide come al solito. Ha fatto due gol tale e quale il Milan, cioè proprio hanno individuato finalmente dopo 60 minuti il punto debole. E Leao ha detto: "Ah, ma così devo fare?" L'ha fatto e Pulisic si è fatto trovare pronto e pure Okafor. Quindi alla fine il Milan la vince con i giocatori che c'ha, che sono superiori a quelli della Lazio. Quindi per me è proprio facile dire che il Milan se l'è strameritata questa partita. La Lazio purtroppo non poteva fare di più perché è più scarsa. Cioè, proprio detto in parole povere. E come al solito vince il pragmatismo, Eh perché certo, sì. poi Pioli l'ha detto in intervista a DAZN, io ho detto alla squadra di giocare più prudente, di Sì, giocare un sì, sì. pochino più bassa per approfittare della debolezza della Lazio, ma così si fa nel calcio, ragazzi, Sì, così si perché fa. poi le squadre che tendono a fare tanto possesso palla, come al solito, si scoprono. E quindi, una volta che ci stanno i 60 metri di campo da percorrere, tu se c'hai il numero 10 che si chiama Leao, ma pure Pulisic, è grazie che io la sfrutto quest'arma, che sto scemo, cioè sarebbe stupido Pioli a non sfruttare un'arma del genere che gli concede Sarri, quindi ci sta. La cosa affascinante è che Sarri, quando deve giocare col Napoli, questa cosa ci tiene a non farla, invece quando deve giocare con un Milan che comunque si lascia pure dominare, allora ci casca proprio come nella trappola studiata da Pioli, che non se lo fa proprio ripetere due volte, la sfrutta alla grandissima questa cosa, questa debolezza di Sarri. Allora, io andrei a questo punto all'Inter, perché dopo Milan ha giocato l'Inter. E qua abbiamo visto una partita che forse per gran parte della gara nessuno si aspettava, cioè abbiamo potuto vedere un Inter con qualche rotazione, perché comunque c'è la Champions alle porte e alcuni giocatori dell'Inter avevano giocato anche troppo, e quindi Inzaghi si è sbizzarrito, ha messo Klaassen, ha messo Augusto, ha messo Sanchez, e quindi diciamo che se la vogliamo guardare in questo modo e dare una giustificazione all'Inter finché non è entrato Lautaro, bisogna dire che l'Inter ha fatto rotazione e che alcuni erano addirittura al debutto, quindi alcuni meccanismi non sono ben oliati. Abbiamo visto una Salernitana che non solo ha resistito, ma ha rischiato di passare in vantaggio più e più volte. Sinceramente questo è il metodo più superficiale per analizzare questa partita. Dal mio punto di vista, ho notato una Salernitana che piano piano si sta avvicinando ad un buon livello. Il risultato dice il contrario, ma la partita ha detto ben altro, che comunque c'ha giocatori che potrebbero diventare importanti, tipo Cabral, che a me piace proprio tanto, poi si vede che è giovane. Vabbè. Poi è tornato Dia
è tornato a Dia, che comunque è un giocatore che l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra, terzo nella classifica dei cannonieri. Quindi è un'aggiunta importante alla Salernitana. E l'unico problema è che si è ritrovato ad avere contro un Inter che è difficile da bucare. Se gli lasci troppo spazio, lui l'Inter la sfrutta al massimo. E finché non è entrato Lautaro Martinez hanno praticamente fatto una grandissima figura. Poi entra Lautaro e sta in una forma psicofisica devastante. Il primo giocatore a fare 4 gol entrando alla panchina. Si è a un certo punto demoralizzata completamente la Salernitana, che a 20 minuti dalla fine era ancora in partita. In 20 minuti sono praticamente stati demoliti. E io il tema lo lancio: l'Inter è leggermente Lautaro dipendente in questo inizio di campionato? Perché quando Lautaro non è riuscito a sbloccare la gara, l'Inter ha iniziato a perdere un po' delle sue sicurezze. Sì, come ben sai, con me sfondi una porta aperta su queste cose. Se tu hai un fuoriclasse, è solo che è naturale che tu ne sia dipendente in una qualche forma. No, ma infatti io sono completamente d'accordo con questa cosa. Però allora dobbiamo cambiare leggermente la valutazione della rosa dell'Inter, perché se si dice l'Inter è una squadra forte e poi c'ha Lautaro che ti fa la differenza, io alzo le mani. Però se io devo sentire che l'Inter c'ha due squadre, tutti i giocatori fortissimi che ti fanno la differenza e poi c'è Lautaro, allora non sono d'accordo. Io sono d'accordo più con la prima considerazione dell'Inter. L'Inter è una grandissima squadra piena di giocatori forti e poi c'è Lautaro che è il fenomeno che ti fa la differenza. Se non c'è Lautaro, purtroppo l'Inter non può continuare a fare l'Inter. E lo si vede benissimo, almeno dal mio punto di vista. Sì, ma guarda, ma dirlo è una banalità estrema, ma non lo dico a te, lo dico in generale, cioè come per l'appunto dire il Napoli senza Osimhen non può fare il Napoli, ma è ovvio, ovvio, Sì. cioè, deve essere ovvio per chi nega una realtà così tanto banale, fattuale, cioè voglio dire sotto gli occhi di tutti, se tu togli un fuoriclasse ad una squadra, per quanto forte possa essere quella squadra, devi vedere se riesce a superare l'urto d'aver perso proprio fuoriclasse, anche perché giustamente poi la stagione la basi sull'esistenza di quel fuoriclasse, ma è giustissimo così, ma è normalissimo Sì. così. A tal proposito, io non lo so se l'Inter l'avrebbe portata a casa sta partita senza Lautaro, è ovvio che non avremo mai la controprova. La sensazione comunque è che l'Inter vada in difficoltà durante le partite, perché questa è l'ennesima in cui subisce una decina di tiri. Non necessariamente in porta, però li subisce. E la Salernitana c'ha un palese problema a fare gol che non si è risolto neanche lontanamente con Dia. Non che sia il problema di Dia, che comunque è tornato dopo tanto tempo passato in poltrona sulla poltrona in Francia. Quindi, per carità, quello che ha fatto magari è pure ammirabile, quello che è riuscito a portare a casa. Il problema è che la Salernitana crea, ma non riesce mai a fare gol. E stasera pure l'hanno dimostrato, un po' per gli interventi che ci sono stati sicuramente di Sommer, un po' perché, per esempio, Cabral, tu l'hai citato, io Cabral lo voglio un sacco di bene, gli ho visto fare un sacco di tiri in questi inizi di campionato, non è ingarrato uno, come cazzo è possibile? Sì. Vabbè, A livello di Insigne, forse ha segnato col Frosinone, con un gol pure ma piuttosto ripeto, fortunato. stiamo parlando di un giovane. Sì, di nome nomen tu dici, però il problema è... Non lo so se l'Inter andando a sbattere contro una squadra che comunque se l'era portata bene avanti sarebbe riuscita poi alla fine a portarla a casa. Ti posso dire che questi sono segnali importanti per una rosa, perché ancora la partita difficile era pure Empoli, come si era messa, e la risolvi con un altro due giocatori che si inventa la giocata. In questo caso, ancora una volta, è un giocatore che te la decide da sé. Si vince soprattutto così, si vince soprattutto così. Poi è chiaro che Inzaghi qualche problemino ce l'ha, perché che l'Inter abbia tutte queste difficoltà all'improvviso con squadre piccole non è una cosa nuova. Lo spettro delle 12 sconfitte l'anno scorso esiste, è innegabile. Poi che magari è così, hanno i suoi giocatori migliori a risolvergliela, può pure essere, perché ragazzi, quante volte sono i giocatori che tolgono le castagne del fuoco all'allenatore e non viceversa. Quindi, finché è così, immagino che Inzaghi farà finta di niente.
Sì, vabbè, l'unica problematica sì che si può venire a creare, che poi è stato il problema tipo del Milan dell'anno scorso. Quest'anno il Milan sta dimostrando che non è più così, almeno in questi inizi di campionato, è che se poi diventi troppo dipendente da un solo giocatore, se quel giocatore per un periodo non riesce a rendere, come per esempio è capitato a Leao lo scorso anno, tu fai un filotto di gare dove non porti niente a casa, cioè proprio zero. Quindi l'unico pericolo che può avere l'Inter è questa, che se poi Lautaro, che ha iniziato così tanto bene, che adesso ogni tiro è un gol, dovesse avere uno stop fisico o mentale, perché poi Lautaro non è nuovo a degli stop che durano pure 3, 4, 5, 6 partite di fila, poi che fa, che succede? Qual è il piano B dell'Inter? Perché per il momento l'attacco dell'Inter è soprattutto Lautaro Martinez. Ma del resto è Solo così quello è quando l'unica uno sta problematica. vivendo un periodo di forma del genere. Sì. Allora, la classifica ci dice. Si vede? Sì, si vede, anche se si vede un po' male. Allora, la classifica ci dice che l'Inter è prima, insieme al Milan. Ho miglior attacco e miglior Migliore difesa, lì. attacco e miglior difesa. E diciamo che il derby è servito a poco, come dicesti tu nel video dedicato al derby. Cioè, alla fine il derby che magari poteva far pensare ad un Milan che avrebbe subito e si sarebbe demoralizzato dopo quella sconfitta, invece ha tenuto a botta e proprio è andata. È rimasta lì, attaccata alla vetta. Quindi l'Inter vince. Non convince senza Lautaro. Con Lautaro straconvince. E il Milan ha dimostrato che comunque può mantenere il passo pure facendo qualche ricambio. Tipo Adli che per il momento sta facendo delle buone prestazioni, anche se Pioli non è ancora soddisfatto. Ah vabbè, sì, figurati. Vabbè, Vabbè, tutta sommata. avrebbe Vai, dovuto dire che era colpa sua poi se l'aveva inserito vai. Sì. troppo scusate, sì, troppo tardi. Invece adesso può dire, io l'ho inserito nel giusto perché anche se mi fa qualche errore di troppo, in realtà io lo posso perdonare perché sta all'inizio. Ma nessun giocatore forte ha bisogno di un anno per ambientarsi. Vedremo la cosa faranno Juventus e Atalanta domani, che si affrontano. Trattandosi una bella partita. E niente. Ragazzi, questo video finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento. Lasciate un like se il video è piaciuto. Iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Viva il calcio!